Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Torniamo su questo caso, cari amici. Su questo caso avevo già fatto un video intitolato Professore fa sesso con allieve, un video di un paio di giorni fa. E ora abbiamo questo articolo che appare sul quotidiano torinese La Stampa odierno, sabato 24 agosto 2013. Tra l'altro mi è arrivato anche un commento di Andrea, il quale mi chiede che pena io darei al professore che ha fatto sesso con delle ragazze di 15, 16, 17 anni, capaci, mi dice Andrea, già capaci di intendere, di volere, consenzienti, consenzienti. Ecco, allora, cari amici, io ho risposto ad Andrea che nell'antica Roma si diceva non omne quod licitum onestum est, cioè non tutto ciò che è lecito è anche onesto. Ci sono delle cose lecite, disoneste, e ci sono delle cose disoneste che potrebbero essere lecite, d'accordo? Non omne quod licitum honestum est, però sempre nell'antica Roma si diceva dura lex sed lex. Allora il papà, il figlio di questo professore, sembra che questo professore fosse molto 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 stimato, fosse un ottimo professore. Però ci sono le prove che egli ha fatto sesso con una o due delle sue allieve al di sotto dei 18 anni. L'aggravante per questo professore è appunto che si trattava di un professore e gli studenti erano a lui affidati per l'educazione. Quindi, essendo professore, aveva un ascendente nei confronti di allievi e di allievi, aveva un ascendente, spesso gli alunni si identificano con il loro professore, le studentesse vedono nel professore un sostituto della figura paterna e gli studenti vedono nella professoressa una sostituta della figura materna. La questione è delicata, cari amici. Fatto sta che in Italia ci sono le leggi che ci sono e per cui vanno applicate, le leggi vanno applicate, sino a quando le norme non cambiano. La situazione è quella che un adulto, specialmente poi se è un insegnante, non può fare sesso con una sua allieva. A meno che questa allieva non sia maggiorenne. A nulla vale dire che una ragazza sedicenne è consenziente. Vi ho già detto prima che c'è un ascendente, c'è una situazione di dominanza da parte del professore nei confronti dell'allieva. D'accordo, cari amici? Dura lex, sed lex. Sin quando le leggi non saranno cambiate, questa è la situazione, per cui è un caso davvero, davvero drammatico, drammatico, però non vale dire che le ragazze erano consenzienti, non vale. L'amore con le minorenni, il sesso con minorenni, si può fare soltanto se anche tu sei un minorenne. Solo anche tu sei un minorenne, va bene? Questa è la situazione, cari amici, e altro non saprei che dire. Ho già fatto un video dedicato a Jean-Paul Sartre, intitolato Le Lolite di Jean-Paul Sartre. Cercherò di lasciare il link di tale video nel riassunto a questo video. Grazie se mi avete ascoltato e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.